Manca giusto una settimana, poi Milano tornerà capitale della moda. 67 sfilate, 138 collezioni in passerella, 36 eventi per condire le serate. Questi i numeri di Milano Moda Donna. Una settimana che vedrà la moda conquistare la città. Anche gli spazi che ne sono il simbolo, come Palazzo Reale, Palazzo Giureconsulti, Palazzo Clerici e l'Expo Gate. Ci siamo già preparati. Siamo pronti, tonici, convinti che sarà una buona settimana. E messi di buon umore da un euro-dollaro che finalmente è sceso sotto quota 1,30, che aiuterà a esportare. Visto che il mercato interno non tira, almeno andiamo all'estero. 5 maxi schermi, le sfilate in streaming sulla piattaforma delle 15 isole digitali di Milano, una Fashion Week che diventa ancor più multimediale, e il sindaco Pisapia punta molto su questo happening che può dare lustro alla città, pensando al 2015, all'Expo, al futuro che incombe. Dopo la grande musica, mito, la filarmonica della Scala, oggi la grande moda ritorna a prendere la parola a Milano, dando ai milanesi, agli italiani tutti, ma anche ai tanti visitatori stranieri, una settimana di grandi emozioni e di grande bellezza. Unica nube all'orizzonte è l'agitazione dei tassisti sul piede di guerra per l'ormai arcinota vicenda legata a Uber. Le auto bianche annunciano presidi, proteste e soprattutto blocchi proprio dal 17 settembre, durante la settimana per eccellenza, anche per loro in ottica guadagni. Non è ancora chiaro quanti tassisti aderiranno allo sciopero. Al momento pare un'iniziativa del fronte più agguerrito della protesta, con gli altri, la grande maggioranza, indecisi sul da farsi. Non è la prima volta che questa minaccia avviene. Confidiamo, come lo scorso anno, di poter risolvere la situazione prima di provocare disagi.